Buonasera e benvenuti, siamo pronti a dare il via a questa sesta puntata di Anticipare il Futuro. Benvenuto al nostro relatore, il dottor Ernesto Sirolli, in collegamento da Sacramento in California. Grazie per essere qui con noi. Io sono Stefano Tigani, sono un avvocato e sono il presidente di Passaggio Nord-Est. Felice di vedervi così numerosi. Sono felice perché l'associazione che rappresento crede fortemente nel format che stiamo portando avanti, un format fatto di persone, di idee, a servizio della comunità, e quindi il ringraziamento iniziale va a Federico Gian di Idea Venture, che ci ha proposto di copromuovere questo ciclo di eventi che stiamo vivendo. Voi tutti conoscete ormai lo spirito che anima il nostro percorso associativo, che punta sulla condivisione di esperienze, di relazioni, che punta a fare della comunità il centro della dialettica e della progettualità sociale e politica, proprio perché noi fondatori veniamo dal mondo del sociale e crediamo che l'individuo si realizzi innanzitutto con l'aiuto reciproco. Le campagne di azione che abbiamo sviluppato e che stiamo ancora portando avanti, due su tutte, quella sulla certificazione di sostenibilità ambientale delle città e quella sulla garanzia costituzionale del diritto delle future generazioni a una legislazione sostenibile, hanno sempre puntato lo sguardo in avanti, al futuro. Ed è per questo che partecipare a questo ciclo di eventi ci è sembrato doveroso, utile e coerente con il nostro percorso. Ma perché addirittura anticipare il futuro? Per tanti motivi. Il primo risiede nella necessità di dare una risposta a una delle più gravi crisi sanitarie mai conosciute, una crisi che sta avendo e che avrà terribili risvolti economici, una crisi che colpisce tutti, una crisi che ci ha spiazzati, ma dinanzi alla quale non si può, non possiamo restare passivi, attendendo negli sviluppi senza immaginare di contribuire a costruire questi sviluppi in modo positivo e propositivo con soluzioni innovative. Perché non possiamo negarci che in mezzo al problema sanitario ed economico si nasconda anche una crisi, posso dire, dell'anima, un'incertezza logorante e sempre più asfissiante, dinanzi alla quale chi ha le responsabilità politiche di un paese deve prendere seria posizione. Siamo in qualche modo a un nuovo punto di partenza. Anticipare il futuro significa accettare che il nostro sviluppo sociale, tecnologico e lavorativo non era e non è più all'altezza di governare eventi così veloci e imprevedibili. Non era in grado di prevenirli e di gestirli, ma certamente era in grado di ascoltare chi poteva prevederli. E siccome noi non vogliamo tornare più a come era prima, anticipare il futuro significa che dobbiamo chiedere soluzioni a chi ha capacità previsionali e sulla base di queste dobbiamo chiedere di intervenire a chi ha poteri decisionali. Solo in questo modo possiamo essere un punto di riferimento per la comunità. Quindi anticipare il futuro significa non solo chiedere a chi nel mondo del lavoro, dell'impresa, della tecnica, della comunicazione, della scuola, è in grado di tradurre le previsioni in azioni, ma anche far sì che la politica, preso atto di ciò, si attivi davvero con competenza e in fretta per realizzarle. Perché fino ad ora la politica si è dimostrata impreparata anche solo all'ascolto di chi ha visione. La qualità dei relatori che si sono resi disponibili a questa causa, ricordo Roberto Foli, Alberto Baban, Marco Bentivogli, Stefano Quaglia e oggi Ernesto Sirolli, dimostra che si può innovare, prevedere e infine decidere se si vuole far sì che tutto riparta avendo a cuore l'esperienza che stiamo vivendo e anche il rispetto di chi non c'è più. E questo compito spetta alla politica, quella competente, quella nella quale noi e io personalmente ancora credo. Questo pensiero è perfettamente coerente, penso, con i principi ispiratori di Passaggio Nord-Est. Quindi ci è sembrato doveroso esserci in prima linea, assieme a Idea Venture, in questa battaglia di valori. Lascio la parola a Federico Gian per la presentazione del relatore e per il suo intervento. Grazie di tutto e buona serata e buon lavoro. Grazie Stefano, soprattutto per averci creduto dall'inizio nella scommessa che abbiamo fatto con questo ciclo di eventi. Buongiorno a tutti, benvenuto e grazie Ernesto. Stefano mi ha già presentato, sono il cofondatore di Idea Venture, una partnership di professionisti della comunicazione politica ed impresa. Noi come cittadini, prima di tutto, ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa in questo tempo complicato e anche come comunicatori, considerando quanto le criticità della comunicazione siano state un elemento molto rilevante in tutta questa storia, a tutti i livelli. Nel nostro lavoro noi abbiamo sempre come obiettivo quello di ridurre la distanza tra messaggio e azione. Per noi la comunicazione non è una cornice che abbellisce, è parte integrante di qualsiasi progetto istituzionale, politico, imprenditoriale.
La comunicazione appartiene al progetto fin dal momento della nascita. Pensiamo appunto alla comunicazione pubblica, istituzionale, non è un output esterno del processo decisionale, ma un elemento stesso di quel processo. Non basta mai il cosa si dice, il cosa si decide, è anche il come si comunica un progetto, una decisione che può determinarne in modo rilevante l'implementazione, renderne efficaci gli effetti o vanificarli. Ne abbiamo parlato la volta scorsa dell'importanza della comunicazione di crisi nella gestione del rischio, nelle procedure di informazione dei cittadini, di quanto si debba fare per lo sviluppo di competenze comunicative in questi ambiti, di quanto ce ne sia bisogno nella gestione dei processi decisionali. Più in generale anche il linguaggio, la comunicazione in tempi di incertezza, di difficoltà, di crisi, richiedono maggiore creatività, capacità di formulare nuove sintesi, nuove definizioni, nuova capacità di trasmettere visione, orientamento, senso di uno scopo condiviso. Tutto ciò richiede innovazione, in altri termini. Anche attraverso il linguaggio, quindi, possiamo dare risposte positive alla crisi. E credo che oggi più che mai, già dalla scelta del titolo, ci siamo avviati in questa direzione. Lo diceva Winston Churchill, le peggiori crisi sono quelle che si sprecano. E lo diceva prima che la guerra fosse finita, mentre chiedeva già di progettare un nuovo ordine economico e politico. E ancora prima Albert Einstein diceva l'unica crisi pericolosa è la tragedia di non voler lottare per superarla. Ecco la ragione del titolo di oggi, molto appropriato a un ciclo di dialoghi con i leader della resilienza, come li abbiamo voluti definire. Anche questa crisi quindi non va sprecata, anzi è proprio questo il momento di innovare, abbiamo detto. In questi giorni mi è tornato in mente un passo di un libro di Giuliano da Empoli di qualche anno fa. Era un anno anch'esso simbolicamente segnato da una crisi di enorme proporzione, il 2008, segnato però anche da una straordinaria vicenda di nuovo corso nella politica. Il libro parlava di Obama e della politica nell'era di Facebook. Lì c'è un passo che ha ispirato parecchie nostre campagne di comunicazione politica. Vado a memoria. Dice da Empoli, in un mondo dove l'obiettivo era quello di fare sempre le stesse cose, in modo sempre più efficiente, l'esperienza è un vantaggio. In un mondo come quello attuale, in continua e rapida evoluzione, la capacità fondamentale è diventata l'innovazione. Le crisi quindi non sono solo portatrici di sofferenza e di paura. Ogni momento di rottura traumatica, come quello che stiamo vivendo, mette sempre in moto risposte di adattamento ed energie creative che diventano veri e propri motori dell'innovazione. Non si tratta di un desiderio utopico, ma di una constatazione storica e pragmatica. Tutte le grandi catastrofi portano con sé delle risposte di cambiamento tecnologico e anche delle nuove visioni. Lo ricordava qualche giorno fa Gabriele Pedullà sull'Espresso, la distruzione di Lisbona con il terremoto nel 1755 fu un evento cruciale per la storia del pensiero, un trauma collettivo come quello che stiamo vivendo, una sciagura da cui nacque l'illuminismo. Ernesto Sirolli ci dice appunto tecnologie e strategie sviluppate nei tempi di crisi si dimostreranno talmente utili che non verranno abbandonate nel dopo crisi. Ed ecco, delle sfide e opportunità che la crisi ci consegna, del perché e come innovare adesso, parliamo oggi appunto con Ernesto, che presento brevemente. Possiamo definirlo un Iron Man delle comunità. Ha iniziato la sua attività negli anni 70 nel campo degli aiuti internazionali in Africa, quell'esperienza lo ha portato a sviluppare il modello di facilitazione di impresa e il Trinity of Management, strumenti di sviluppo e formazione per le comunità e le aziende, per cambiare il modo di fare business, facendo leva sulla passione, la creatività, l'energia delle persone. Modelli su cui spero ci sia occasione di approfondimento oggi. Ernesto è laureato in scienze politiche presso l'Università di Roma, ha svolto un dottorato di ricerca in filosofia e sviluppo sostenibile presso la Murdoch University di Perth, in Australia. Vive negli Stati Uniti, come ha ricordato Stefano, in California. Nel 1989 è invitato in America come professore associato all'Università del Minnesota e nel 1995 fonda l'Istituto Internazionale Sirolli per la facilitazione dell'imprenditoria, di cui è presidente, creando oltre 55.000 posti di lavoro in più di 400 comunità nel mondo. È autore di due libri, il primo racconta la passione
l'imprenditorialità e la rinascita dell'economia locale, l'altro recita nel titolo come iniziare un business e accendere la tua vita. Nel 2012 ha tenuto un discorso molto famoso sul TED e si chiamava "Volete aiutare qualcuno? State zitti e ascoltate", tradotto in 35 lingue con oltre 3 milioni di visualizzazioni. E devo ringraziare Interlogica, la smart company di Mestre, che fa sviluppo software, sicurezza digitale, business intelligence e molto altro, fondata da Alessandro Fossato, che mi ha permesso di conoscere personalmente Ernesto in questi ultime settimane. E sono lieto anche di dire che grazie a Interlogica l'Istituto Sirolli è sbarcato anche in Italia e avrà la sua sede nazionale a Mestre. Tornando a noi, come scatenare quindi questa energia e la creatività che nei momenti più difficili le persone riescono a trovare per sopravvivere, senza adagiarsi a coltivare illusioni circa un'idea di normalità pre-crisi alla quale poter tornare. Su questo clima, su questi fermenti, Ernesto, penso che dal tuo osservatorio internazionale ci potrai raccontare molto di quello che hai visto e toccato con mano in questo periodo. E l'idea di un illusorio ritorno alla normalità è ulteriormente inadatta per un'economia come quella italiana che aveva già accumulato inefficienze e diseconomia. E qui vado su un altro tema sul quale ti sollecitiamo, Ernesto, e che riguarda in modo particolare il Veneto, il Nord-Est, l'area dalla quale è partito il progetto di Passaggi. Abbiamo un elevatissimo tasso di imprenditorialità, ma non c'è una propensione agli investimenti in ricerca e innovazione come ci si aspetterebbe. Il Veneto è in rapporto al PIL sotto la media nazionale per spesa in ricerca e sviluppo. Conta sicuramente la piccola dimensione media delle imprese, così come il disallineamento tra preparazione scolastica e formativa ed esigenze del mercato del lavoro, ma soprattutto c'è una difficoltà a passare da un sistema teso all'esportazione ad un sistema capace di internazionalizzazione, un processo che ha a che fare maggiormente con la capacità di innovare quest'ultimo. E su questo sicuramente hai una visione derivante dalla tua esperienza internazionale. Qui apro una parentesi con alcuni dati sulle imprese tecnologiche, dati di Confindustria, perché la sfida italiana alla competitività si gioca su quelli che vengono chiamati KIBS, Knowledge Intensive Business Service, che sono l'8% del PIL italiano, 800.000 aziende, 2 milioni di addetti, 255 miliardi di fatturato. Sono le aziende dell'ICT e dei moltissimi servizi digitali in svariati campi. È la filiera che integra manifattura e servizi. È l'industria 4.0. Possono essere il traino della ripresa, ma possono essere strangolate da burocrazia, oltre che dalla crisi di liquidità che anche loro in questo momento attraversano. Bisognerà cominciare ad occuparcene di più. Ma l'innovazione non è mai solo una questione tecnologica, è sempre un fenomeno sociale. Anche qui l'Italia soffre in modo particolare la difficoltà storica dovuta ai tanti blocchi dell'ascensore sociale, della mobilità sociale, alle difficoltà di far emergere una cultura del merito. E poi, se vogliamo, c'è un altro aspetto di natura sociale legato all'innovazione. L'innovazione non vive solo di genio individuale. In qualche modo gli innovatori tendono, diciamo così, a soffrire di solitudine. L'esistenza di un ambiente sociale favorevole all'innovazione è fondamentale. Coloro i quali sono in grado di implementare le innovazioni sono individui, sono i cosiddetti early adopters, gli anticipatori, i leader di opinione che, a differenza degli innovatori puri, sono caratterizzati da un buon inserimento sociale, da una larga rete sociale. E qui è il punto, allora, come favorire un ambiente di questo tipo? Quale ruolo hanno le comunità? E dopo aver parlato di aspetti psicologici di risposta alla crisi, di aspetti economici e sociali, facciamo una riflessione che è legata al filo conduttore del nostro ciclo di eventi. Anche adesso, come nel 2008 che richiamavo in precedenza, è emersa la fragilità, la vulnerabilità di società ad alto livello di sviluppo tecnologico. Futuro anno zero, possiamo dire. Il virus ha azzerato il futuro come potevamo immaginarlo fino a poco tempo fa. Da dove partire? Più che ripartire, se non dall'obiettivo di riprogettare un nuovo futuro con la consapevolezza che non ritorneremo a come era prima e che per molti aspetti non vogliamo tornare a prima, soprattutto sotto il profilo della evidente impreparazione che a tutti i livelli si è manifestata in questa tragedia epocale. Incapacità di prevedere e comunque assenza di strumenti per tradurre in azioni, in decisioni, le previsioni. Lo ricordava anche Stefano prima.
Questi aspetti ci hanno richiamato tutti al rischio che comporta sottovalutare l'importanza della politica come governo della comunità per la comunità. Non possiamo più permettercelo. E come ha detto bene il professor Poli, che saluto, il primo relatore ai nostri eventi, dobbiamo aiutare i decisori a usare il futuro nei loro processi decisionali. Capire che l'attuale crisi, dice il professor Poli, è solo un drammatico caso di un'intera serie di cambiamenti in arrivo, non tanto e non solo dal punto di vista sanitario, ma anche in termini geopolitici, demografici, economici e tecnologici, appunto. Per troppi anni l'Italia si è chiusa nella gabbia del presente, impedendosi di sviluppare visioni prospettiche di lungo periodo. Anticipare i cambiamenti, quindi, imparando ad usare anche nuovi metodi e strumenti quali la previsione strategica e la costruzione di scenari. Dobbiamo ritornare quindi ad interessarci della qualità della classe dirigente che esprimiamo, della sua competenza, della capacità di assumersi la responsabilità del futuro nelle decisioni, delle conseguenze che avranno domani le scelte di oggi, conseguenze in particolare che ricadono su coloro che ancora non hanno capacità di rappresentanza, le generazioni future. Dobbiamo mettere in circolazione pensiero e azione di coloro che nell'impresa, nel mondo del lavoro, in quello del sapere, noi definiamo leader resilienti, e cioè persone che, nonostante le circostanze, vogliono ragionare e agire per una ricostruzione innovativa del paese. Non vogliamo ricostruire lo stesso edificio che è crollato, vogliamo costruire un edificio nuovo. Quindi, lo abbiamo detto all'inizio, la crisi non vanno sprecate tentando di riaprire il vecchio mondo così com'era, vanno utilizzate per disegnare un nuovo mondo, o almeno provarci. E anche su questo aspetto, Ernesto, ti chiediamo di darci la tua visione. Prima di lasciarti la parola, concludo questa mia introduzione in omaggio un po' al paese dove vivi da lungo tempo, Ernesto, ricordando le elezioni americane di Italo Calvino, un libro che raccoglie quelle che dovevano essere una serie di lezioni appunto da tenere ad Harvard. Dovevano essere 6 proposte per il prossimo millennio, come recita il sottotitolo del libro. Eravamo addirittura nel 1985 e si parlava già di proposte per il prossimo millennio. E in un articolo recente, il vice direttore del Corriere della Sera ricorda la profezia più bella contenuta nelle lezioni di Calvino, dove, ci dice Postiglione, Calvino immaginava i tempi nuovi plasmati dalle due divinità di Vulcano, il saper fare, la forza dell'impegno, e Mercurio, la leggerezza rapida e creativa, l'etica del lavoro e il talento che spicca il volo, messi assieme. Un ritratto, dice il vice direttore del Corriere della Sera, dell'Italia possibile, di un paese moderno. Chissà che da questa crisi l'Italia rinasca in questo modo. Grazie a tutti. A te la parola, Ernesto. Grazie Federico, mi avete messo di fronte una montagna, sì. E dovrò scalare questa montagna di richieste, e io penso che io vorrei cominciare a snocciolare dal percorso che abbiamo fatto anche con te, che abbiamo fatto anche insieme a te, Federico. Vorrei parlare delle ultime 10 settimane. 10 settimane fa io ero un po' triste perché tutti i miei viaggi in Italia erano stati cancellati. Avevo incontri a Milano, a Verona, a Mestre e a Padova, quindi avevo proprio centrato i posti peggiori al mondo dove andare. Quindi tutti cancellati, e chiamai l'amico che tu hai già nominato, Alessandro Fossato di Interlogica, e Alessandro Fossato aveva organizzato una cena meravigliosa con un gruppo di imprenditori del nostro ecosistema. Interlogica si è costruito un ecosistema imprenditoriale intorno all'azienda, e negli ultimi 2 anni io ho partecipato a fare dei corsi di formazione su delle
sulla nostra metodologia di gestione aziendale, che chiamiamo la Trinity of Management, la Trinità della gestione. E abbiamo un gruppo di alunni, di un'ottantina di questi imprenditori, e Alessandro aveva organizzato una di queste cene mitiche, perché ogni volta si va in un ristorante più bello dell'altro, si comincia, andiamo piuttosto presto in modo da poter parlare, poi ci sono gli aperitivi e poi ci sono queste cene proprio da la grande abbuffata, molto molto italiana e molto divertente. Tutto cancellato, e chiamai Alessandro, mi disse che peccato, e mi dice però: sai Ernesto, ti devo raccontare una cosa. Noi abbiamo fatto in 4 ore quello che Interlogica non avrebbe fatto in un anno. Abbiamo chiamato tutti i nostri dipendenti, una 75ina, gli abbiamo detto di venire a prendersi i computer e i monitors e di andarsene a lavorare da casa. Ed è stato fatto talmente rapidamente, eravamo molto spaventati di cosa succedesse, e ti devo dire che la produttività è andata alle stelle, la morale di tutti i nostri collaboratori è andata alle stelle, e io, conoscendo Alessandro, ho detto: senti, fammi parlare con Fabio, perché Fabio è il Chief Operating Officer. Alessandro è molto entusiasta, Fabio è diverso. Allora chiamai Fabio in linea, lo chiamammo subito, e Fabio era in una baita di montagna sulle prealpi del Venete, e i bambini erano fuori a sciare, e lui era di fronte a 3 o 4 monitor, e mi confermò questa cosa quasi straordinaria. Queste 75 persone in contatto una con l'altra, che erano assolutamente chiarissimi e automotivati a fare quello che dovevano fare. E lui mi ha detto: io non credo che torneremo mai in ufficio come prima. E Alessandro mi disse: senti, questo aperitivo che volevamo fare, perché non lo facciamo in linea? E allora, come scherzo, 10 settimane fa, alle 6 del pomeriggio di un venerdì, tutti quanti con i bicchieri di spritz, perché siamo con l'Aperol spritz, il Campari spritz, ognuno di noi con un bicchiere in mano, ci siamo incontrati virtualmente, 42 di noi, ed era veramente il momento forse più triste, dove con persone molto scoraggiate, molto impaurite, dicendo: la mia industria è finita. 3 ragazze che facevano moda tutte da sole, molto artigiane, bravissime, dicendo: chi comprerà più la moda? Ci vorranno mesi, anni, perché in questo momento chi è che si va a comprare un vestito Lega? Quindi niente, finiti, non sappiamo cosa fare. Un operatore del turismo di Venezia che mi dice: quando torneranno in questo momento, prima l'acqua alta, poi questa crisi terribile, che cosa farò? Sono proprio azzerato. E quindi io mi sono trovato con persone con le quali già avevo un rapporto di fiducia, perché le conoscevo, però completamente trasformate in queste persone che non, impaurite, persone traumatizzate già. E Alessandro raccontò la storia del suo andare, cominciare a lavorare da casa, che diventò un irritante, perché persone hanno detto: sì, tu lavori nella IT, è facile lavorare da casa, ma un artigiano come facciamo? Non possiamo neanche andare. E poi i turisti, poi i clienti. E allora, lì per lì, dopo averli sentiti, mi uscì, non so da dove, questa riflessione: l'unica crisi della quale, che io non avevo vissuto, ma della quale avevo sentito parlare i miei genitori e i miei nonni, era la Seconda Guerra Mondiale. E quello, dissi un paio di parole che furono
io penso, utili per quello che è successo nelle 10 settimane da allora ad oggi. La riflessione fu: se questa economia eccezionale, che è un'economia di guerra, la riflessione è: quello che tu facevi prima della crisi non si può più fare. E quindi che cosa facciamo? O ci chiudiamo in cantina nella speranza che queste bombe non ci colpiscano, o l'unica alternativa è uscire dal punto di vista dalla cantina psicologica e dire: che cosa ho, che tipo di conoscenze, che tipo di arte, che tipo di conoscenza ho che possa essere utile alla gente in questo momento. E quindi quello che io dissi a tutti quanti, questi, ricordate che io, questo è un gruppo di imprenditori, gli dissi: chiamate i vostri clienti, chiamateli, perché loro saranno anche in difficoltà. Ditegli che tipo di conoscenze avete, che cosa potete fare, ascoltateli e vedete se per caso un vostro contatto può aiutarli, se hanno dei bisogni che voi potete soddisfare. Non scomparite, non scomparite. E durante l'aperitivo abbiamo sentito tante storie. La settimana dopo, 3-4 di questi imprenditori si sono messi in contatto, gli ho offerto di ascoltarli, se volessero parlare, se volessero, anche se soltanto avessero voluto una persona con la quale piangere su una spalla di un qualcuno o raccontare una barzelletta, mi sono messo a disposizione per chiunque volesse parlare. Nei giorni dopo, 3 o 4 imprenditori si messero in contatto dicendo: lo sai, ho telefonato a dei clienti ed è mi hanno chiesto già se io potessi fare delle mascherine. Sono sarta, ci siamo messe insieme e adesso stiamo lavorando come pazze, perché abbiamo già i primi supermercati. Poi una di noi fa i logo, fa la serigrafia, e quindi possiamo fare le mascherine con il logo. Già ce le stanno chiedendo, le possono in farmacia, le possono dare ai clienti, nei supermercati le possono dare gratuitamente ai clienti quando entrano. È una cosa che... E quindi ci siamo organizzate. Un altro amico veneziano disse: ma io forse questo è il momento in cui faccio quella famosa app per il telefonino per questi per le guide turistiche, perché da tanto tempo ci pensavo, in questo momento io avrei l'opportunità e tutto il tempo per farlo. E quindi abbiamo cominciato questa cosa quasi inaspettata, perché le idee non sono uscite lì per lì, sono uscite dopo qualche giorno. 10 settimane dopo, questa è la situazione. Una ventina di startup, che io chiamo le corona startups, perché senza coronavirus queste startup non sarebbero mai iniziate, e l'idea dell'aperitivo con i veneti adesso è diventato aperitivo internazionale. Perché io ho tre gruppi di imprenditori in Australia, 3 in Sudafrica, ho un gruppo con le popolazioni indigene del Canada, First Nation Canadian, ho un gruppo qui in America, ho un gruppo in America Latina, e altro gruppo in Italia. E cosa succede? Che non solo abbiamo startup e contatti, adesso stiamo mettendo in contatto italiani con americani, con canadesi, però è successo che stiamo creando anche delle verticali di interesse. Ci sono dei mondi dove, con rispetto della tragedia che ha ucciso
migliaia e migliaia di persone, e quindi con tutto il senso di rispetto per loro, io ho degli amministratori di ospedale che col pugno in aria dicendo: finalmente gli amministratori, i burocrati della sanità capiranno che la telemedicina è essenziale per il futuro della medicina. Quindi abbiamo delle verticali che stanno, con le quali stiamo lavorando internazionalmente sulla telemedicina, su anche dei progetti specifici di tecnologie, nuove tecnologie da applicarsi alla telemedicina. Un'altra, grande verticale sono tutti gli architetti interessati alla nuova casa, il nuovo futuro. Sofia Loss di Verona, architetto, in 2 giorni ha messo su una conversazione nazionale che è stata seguita da 1500 persone su cosa abbiamo scoperto delle nostre case. Se è vero che possiamo lavorare, alcuni di noi possono lavorare da casa, le case devono avere una stanza dove si possa lavorare in video, quindi dobbiamo reinventare la famosa casa che andava di moda con l'open plan, è la casa peggiore per queste videoconferenze, perché è sempre i bambini che giocano dietro ai passaggi, e quindi dobbiamo reimmaginare. Però si parlava anche di reimmaginare il modo di vivere. Se vogliamo veramente vivere lavorando da casa, vogliamo che la comunità intorno a casa sia una vera comunità, non squallido sobborgo che, come adesso, diventano dormitori. Durante il giorno tutti se ne vanno e poi si ritorna a casa a dormire soltanto a casa. No, si vuol vivere in un villaggio, in una comunità. E quindi questi sono discorsi che non si fanno solo in Italia. Mi sto accorgendo che sono discorsi che sono a livello internazionale nei paesi dove io conosco, sono discorsi importanti. L'altro enorme filone è il filone dell'agricoltura sostenibile, e quindi è un discorso dove ci siamo resi conto che la distanza, i trasporti internazionali per il mangiare sono pericolosissimi, perché il rischio è veramente un rischio che in una crisi, e ricordate che questa è una pandemia, ma ci potrebbe essere una crisi di altra natura, e in una crisi mondiale non avere quello che gli americani chiamano food security, food safety, non avere il controllo della possibilità di alimentare la nazione è pericolosissimo. Soprattutto, quindi in questi discorsi sono dei discorsi che dalle ultime 10 settimane sto conducendo, sto facilitando tantissimi di questi incontri con imprenditori a livello internazionale, e mi sto rendendo conto che ci sono delle considerazioni che sono considerazioni un po' di tutti, universali. Alcune, dal punto di vista di comunicazione, una delle osservazioni più interessanti fu di una amministratrice di un servizio pubblico in Australia che disse, che mi ha detto, che questo modo di comunicare di emergenza attraverso queste teleconferenze, che hanno adottato in questo momento tra agenzie governative, per avere agenzie governative in contatto, non lo abbandoneranno mai. Si sono resi conto che loro aspettavano che quella persona di quel ministero di passaggio nella loro regione organizzasse un appuntamento una volta al mese per scambiarsi. E si sono resi conto che è una pazzia l'idea di aspettare un mese, 2 settimane per vedere una persona di un altro dipartimento.
E quindi questa cosa mi ha fatto pensare veramente a quali sono delle tecnologie che vengono sviluppate in momenti di emergenza che sono, si dimostrano talmente utili che non verranno mai abbandonate. Uno degli esempi più clamorosi in questo momento è di una società privata inglese che si chiama Babylon, e Babylon ha vinto il contratto per la telemedicina ad una intera nazione africana. Questa agenzia, questa società privata che in Inghilterra, basata in Inghilterra, a Londra, non aveva niente a che fare col sistema sanitario inglese, nelle ultime settimane è stato chiamato dal sistema governativo della sanità inglese dicendo che avevano bisogno del loro aiuto. Quindi cosa succede? Che alcuni settori stanno esplodendo in un modo tale che non sarebbe stato possibile concepire. Quello che io ho scoperto è che nel mio mondo questo tipo di conversazione che io conducevo viaggiando, l'anno scorso io ho lavorato in 17 paesi al mondo, e quest'anno a gennaio mi è arrivato un bigliettino scritto a mano dalla Delta, dalla linea aerea più grande d'America. La Delta ha 60 milioni di viaggiatori l'anno, e la Delta mi ha mandato un bigliettino dicendo che io ero uno dei 220 viaggiatori che l'anno scorso aveva viaggiato in tutti i 6 continenti serviti dalla Delta, e io non me ne ero neanche accorto. Quindi immagina, da quel tipo di mondo dove per andare a parlare per un'ora, due ore in una comunità in Tanzania o in Uganda o in Bangladesh o in Nepal ci voleva un giorno o due giorni per andare, un giorno per fare l'incontro e due giorni per tornare, quel tipo di esigenza io non la proverò più, nel senso che io ho scoperto che il mio lavoro di facilitazione, il mio lavoro di ascoltare rispettosamente le persone di una della comunità che mi invitava e poi aiutarli ad aiutare i loro stessi imprenditori, aiutarsi fra di loro, quel mio mondo è stato cambiato per sempre. E ho scoperto anche tutti i problemi con questo tipo di comunicazione, che è un tipo di comunicazione, quando la fai dal punto di vista professionale, interessantissima, perché è un tipo di comunicazione che ti dà una intimità e una focalizzazione pazzesche, al punto tale che abbiamo dei professionisti nel counseling psicologico che dicono che loro ottengono molto di più da questo tipo di incontro che quando avevano la persona che veniva in clinica o in ambulatorio. E quindi anche loro stanno cercando di capire come questo tipo di comunicazione funzioni a quel tipo perché ricordate che si parla di telemedicina, dobbiamo avere la capacità veramente di arrivare ad un livello di intimità e di conversazione che sono molto molto importanti. Dal punto di vista per rispondere, e poi vorrei lasciare a voi tempo per domande, però vorrei sottolineare e assolutamente dare credito alla vostra intuizione proprio come passaggio a Nord-Est. E qual è l'intuizione? Qualche mese fa l'economia comandava.
durante la pandemia l'economia si è dimostrata talmente fragile che se non ci fosse stato un intervento politico per prendere delle decisioni non economiche, non da guadagnare, decisioni per salvare la vita delle persone, ci sarebbero state delle tragedie molto molto più gravi. La politica è rientrata al centro, la politica è di nuovo al centro. Lei, anche se io parlo solo con gli imprenditori a livello mondiale, questi imprenditori in 3 o 4 conversazioni sono tutti quanti arrivati alla stessa conclusione. La conclusione è che le decisioni di come riorganizzare il futuro hanno a che fare con decentralizzazione, hanno a che fare con l'amministrazione della cosa pubblica, come dicevano la res pubblica, come la chiamavano i latini. Quindi l'amministrazione della res pubblica, della repubblica, è una cosa molto 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 seria. Noi e anche i millennial, anche i ragazzi giovani, hanno detto la politica non è importante, non c'è bisogno, è la tecnologia, sono le start-up futuristiche che cambieranno il mondo per il meglio, non dobbiamo neanche impegnarci a livello politico. Adesso si rendono conto che è vitale assumersi la responsabilità e ripartecipare a decisioni politiche, perché se non lo si fa saremo droni, saremo controllati saremo in balia e nelle mani di una classe politica che non abbiamo scelto, che si autosceglie con delle metodologie molto bizantine di rappresentazione democratica, e quindi sto parlando sempre di più con persone che hanno deciso di ringaggiarsi in un discorso di amministrazione pubblica, che per me è una cosa importantissima. Come tu sai, come hai già detto, la mia prima laurea era in scienze politiche, e quindi io sono innamorato della politica come la responsabilità nostra, la nostra responsabilità di essere cittadini, e non possiamo essere cittadini se non ci impegniamo nella res pubblica. Quindi io ho parlato, penso, abbastanza. Vorrei adesso avere delle... Avevate una lista molto sì, grande, sì. Io ho fatto delle note qui, però vorrei che tu, Federico, mi, sì, sì, diciamo, puntassi nella direzione più interessante per te. Benissimo, guarda, intanto possiamo riprendere, sei stato perfetto nei tempi, e possiamo anche riprendere alcuni elementi, un po' delle sollecitazioni che ti abbiamo dato con Stefano, e in particolare ti anticipo già che, insomma, penso che sia interessante approfondire anche meglio un po' le metodologie della facilitazione d'impresa e il modello Trinity of Management. Però intanto io lascerei la parola ai primi interventi, domande. Generalmente stiamo sui 3 minuti, quindi vi prego un po' di rispettare questi tempi. Facciamo un primo blocco di 4 interventi. Io ho Maddalena Comparini, Luca Del Medico, Sofia Loss e Fabrizia Arcuri. Quindi la parola a Maddalena Comparini, che dovrà accendersi il microfono innanzitutto. Maddalena, se ci sei,
vedo ancora il microfono spento. Eccolo, Maddalena, a te la parola. Non ti sentiamo però. Non la sentiamo. Non la sentiamo. Vediamo se sta arrivando. No. E niente, passiamo. Maddalena? No. Passiamo a Luca Del Medico e dopo proviamo a riprendere il collegamento con Maddalena. Vediamo se mi sentite intanto. Sì. Mi sentite? Luca? Sì, Luca, io ti sento. Perfetto, allora buonasera a tutti. Buonasera. Però il tuo nome è diverso sullo schermo. Perché? Non è colpa Luca. Mia. Ma non fa niente. No, è quello. È quello, Luca Del Medico. Guardi, io alzo la mano, mi vedi? Sì, sei tu, benissimo. Sì. Ecco, d'accordo, sì. Allora, cercherò di fare un intervento di 2 minuti, parlando di una cosa di cui non parlo mai, che è la politica, e di una cosa di cui vorrei parlare tutti i giorni della mia vita. La cosa di cui non parlo mai è la politica. Ho una visione abbastanza estrema della faccenda, in quanto non sono un grande fan della democrazia, intesa come la democrazia che stiamo vivendo in questi ultimi 2 secoli. E sono un po' fermo alla democrazia ateniese, che il dottor Siroli avrà studiato sicuramente. E mi piace solo citare Carmelo Bene, che è stato un po' un maestro d'infanzia, quando diceva che la democrazia è il popolo che prende a calci il popolo sul mandato del popolo. Ma questo per dire cosa? Per dire che forse è arrivato il momento, come anche scritto in un famoso libro, di superare la democrazia, ovvero di trovare una superdemocrazia, qualcosa che ci consenta probabilmente di esprimere meglio il nostro modo di coesistere. Fine della politica, perché io non amo la politica. La seconda cosa, invece, riguarda la globalizzazione e il concetto di prossimità. Vivere intorno a una vera comunità, no? Vivere in un villaggio, come diceva lei. Ecco, io penso che la globalizzazione, non come strumenti, ma come movimento culturale o sottoculturale, sia fallita. E ne sono contento. È fallita per paura, è fallita per una sorta di nostalgia, ma sotto sotto è fallita per una sorta di rigetto di questa operazione, no? Come se avessero provato ad attaccarci un terzo braccio per farlo funzionare lo stesso. L'uomo non va in quella direzione, secondo me, dal punto di vista sociale, e dobbiamo veramente ritornare al concetto di prossimità. Stiamo lavorando, devo abbracciare la Sofia Lost in maniera virtuale, che parlerà dopo di me. C'è bisogno di ritornare un po' alle origini, a quella comunità che si autocontrolla e si autoregola, ma che si fonda su una sorta di principi diversi, che siano superiori e che servano anche a lasciare qualcosa di noi, che non siano i centri commerciali. Quando finisce questa generazione, cosa gli lascio ai miei figli e ai miei nipoti? I centri commerciali vuoti? Sono sicuro che lei potrà aiutarci ad andare avanti. E la ringrazio, e sto imparando il video a memoria, è quello degli ippopotami, è il mio must. Grazie. Verissimo, grazie. Grazie. Luca, ti prego di darmi del tu. Per favore, tutti quanti, datemi del tu. Grazie. Bene, va bene, maestro. Allora, non c'è più la mano alzata, quindi forse era un errore. Sofia Loss. Hai il microfono già acceso. Ciao, Ernesto. Ciao Sofia. Enrico, ciao Luca, ciao Gianluca, ciao un sacco di gente che appartiene alla nostra comunità. Io volevo dare una testimonianza. Ho conosciuto Ernesto 5 anni fa. Per anni ho cercato di portarlo anch'io in Italia come Alessandro. Lo abbiamo conosciuto nello stesso contesto. Alessandro ci è riuscito in una maniera egregia, io in una maniera parziale, perché ho
ho avuto lo scontro con le burocrazie e devo dire che in queste 10 settimane a me sembra che sia successa una grandissima rivoluzione, gentile come diceva Marco Guzzi, ma una grandissima rivoluzione. Già la prima volta che l'ho incontrato e ho frequentato il suo corso che si chiama Tom, che poi spero vi racconterà. Per me e Gianluca che lavoriamo assieme c'è stata una rivoluzione copernicana e mi si sono attivate una quantità di relazioni e di opportunità frequentando Ernesto con la sua forza e la comunità che si è formata intorno, che continuo a invitare persone e continuo a sperare che si diffonda sempre più, perché non è una roba da guru e da religione, è il suo contrario, è un atteggiamento che parte dall'ascolto, e all'ascolto non siamo abituati in questa epoca, mentre le cose avvengono in modo corale, disinteressato, appassionato e a partire dall'ascolto. Non voglio rubare altro tempo, ma volevo dare questa testimonianza. Un bacio a tutti. Grazie Sofia. E ringraziare Ernesto per le parole e il supporto che ci ha dato anche qui. Allora, Fabrizia Arcuri. Sì, buonasera a tutti. Ciao Ernesto, sono una giornalista, mi occupo di comunicazione politica. Ti interrompo Fabrizia per dire anche che stai collaborando nel progetto di Anticipare il Futuro. Ci siamo conosciuti in questo periodo, eri intervenuta al primo evento e hai subito dato una disponibilità anche come professionista e quindi ti ringrazio, ok? Grazie Federico. Sì Ernesto, io diciamo che rappresento anche la parte del sud d'Italia, loro rappresentano il nord-est, quindi il Veneto, che senza dubbio è stata la regione che in questo, senza entrare nel merito di discussioni politiche, è stata la regione che ha saputo rispondere in maniera migliore a quella che è la crisi. È un sud che è stato risparmiato diciamo dai contagi e per motivi anche contingenti, ma che ha saputo rispondere anche forse in maniera diversa rispetto alle altre regioni. Detto questo però voglio riportare il discorso un attimo sull'argomento. Ho letto molto in questi giorni quando ho saputo del tuo intervento, anche perché sinceramente è il mio sogno. Nel senso che come comunicatrice ecco, vorrei arrivare a farlo anche come lavoro, proprio il facilitatore, così dicono che ho una predisposizione anche naturale a fare questo, a maggior ragione poi in contesti difficili come il nostro. Tu ti sei basato, l'hai basato il tuo lavoro e la tua filosofia su un modello di sviluppo economico, sociale e sostenibile basato sull'ascolto delle comunità locali nei loro contesti. E la crisi forse ha fatto emergere proprio questo, cioè il bisogno, lo diceva anche nell'intervento di prima, dell'ascolto, della reciprocità e della partecipazione. A questo punto anche di quella democrazia partecipata che finora è mancata, mi ricollego anche al discorso di Luca, c'è bisogno anche di un ripensamento della democrazia come è stata strutturata sinora. E forse concludo, riprendo una frase di un mio grande maestro filosofo della Federico II, Giuseppe Ferraro: c'è bisogno di molta più comunità e meno società, visto che ora abbiamo avuto troppa società e meno comunità, ed è la comunità che sta rispondendo con la propria resilienza, per tornare a legarci al discorso, a questa crisi. E i governi stanno rispondendo ognuno a maniera sua, alla maniera propria, insomma, anche con le disponibilità economiche del caso. L'Italia, ancora perdonatemi, zoppica forse nella risposta alla crisi economica, non tanto sanitaria. Grazie. Grazie Fabrizia. Inseriamo
che si era prenotata per quarta, Ornella Orlandoni, e chiudiamo il primo blocco. Poi ci sono già altre richieste di Emanuele, Domenico, Stefano e dopo controllo se non mi dimentico qualcuno. Ornella, a te. Microfono. Attimo, se mi dai. Bene, ecco, bene, bene. Grazie Federico. Grazie per questa opportunità e sono molto felice di poter entrare nel gruppo, anche perché vi devo confessare che tutte queste cose che sono dette, state fatte adesso, dette adesso, eccetera, le avevamo già anticipate. Io vengo da, sono originario di Ancona, dove abbiamo avuto un grande terremoto nel 71 e queste diciamo, situazioni catastrofiche poi cambiano molto le persone, quindi mi hanno fatto sempre pensare di prevenire piuttosto che guarire. Quindi, e naturalmente ho lavorato anche nella pubblica amministrazione per il Ministero degli Affari Esteri e quindi ho dovuto affrontare tutta una serie di, diciamo, di situazioni anche abbastanza, come posso dire, pericolose, insomma, in un certo senso. Anche perché c'erano molte responsabilità e poi c'erano poche risorse, quindi e rappresentare l'Italia all'estero non è una cosa semplice quando si trova poi una persona a confrontarsi con paesi come la Francia, come la Germania, che investono moltissimo nella propria immagine all'estero, eccetera. Quindi, e sono stata sempre, diciamo, dell'opinione che sapere ascoltare è la prima cosa. E naturalmente oggi questo coronavirus ci dà l'opportunità, perché ormai queste cose che pensavamo di fare, eravamo in pochi, adesso sono ormai diventate anche materia condivisa da molti, quindi il poter condividere come facciamo oggi le informazioni, i saperi, le esperienze. E il problema che sorge oggi, e qui sottopongo anche alla vostra attenzione, non voglio fare delle critiche al governo in questo momento che deve lavorare abbastanza tranquillo, però decidere velocemente su tutto, e quindi perché oggi è importante, e quindi è importante prevedere proprio per prevenire e per poter, come dicevo anche in passato, pensare al peggio per poi, diciamo, saper lavorare al meglio, insomma. Quindi e dover anche aggiornare un po' costantemente tutte le decisioni che sono prese, perché le cose, gli errori, le paure che ci sono è che quando si prendono decisioni poi il cambiarle, quando si rivelano o errate o non aggiornate, eccetera, che non avviene nei tempi veloci. Quindi sono anch'io, sono anni che parlo di poter avere un sistema, non sono antidemocratica, tutt'altro, anzi molto democratica. Per me la democrazia deve essere cittadinanza attiva e deve essere la possibilità veramente di tutti i cittadini di partecipare alle decisioni del governo. E diciamo, quando fecero negli anni 90 col trattato di Maastricht il principio di sussidiarietà, ero molto felice perché dico finalmente possiamo fare una vera democrazia in Europa. Non è stato mai seriamente applicato, mentre invece andrebbe applicato, soprattutto oggi come oggi le nuove tecnologie ce lo permettono di fare. Quindi allora dovremmo, io spero che queste tecnologie non serviranno a distruggerci, diciamo nello stile di orwelliana memoria, ma serviranno invece a creare una democrazia migliore e soprattutto anche un'impresa migliore, perché io sono dopo l'amministrazione degli esteri sono diventata imprenditrice, ho creato una startup di intelligenza artificiale e mi sono resa conto che riesco a fare tante cose anche senza tanti soldi, quindi creando proprio, lavorando come Ernesto diceva e ci suggeriva, quindi sono, diciamo, condivido pienamente quello che fate, quindi spero di poter far parte anch'io del gruppo e di poter aiutare in questo modo anche a creare un'Italia migliore, un'Europa migliore, un mondo migliore. Ornella, sei arruolata nel gruppo. Grazie. Allora, Ernesto, a te la parola, poi abbiamo già altre quattro richieste, quindi un altro blocco dopo. Ok? A te, Ernesto. Allora, comincio da una nota che mi sono fatta su da Luca, del medico, che è molto scettico sulla democrazia, e io devo ricordare che la democrazia è il migliore dei peggiori sistemi. Non c'è nessun sistema che funziona bene,
e la democrazia è il migliore dei peggiori. Io credo nella democrazia diretta, credo nella democrazia ateniana e penso che la tecnologia si sta avvicinando alla possibilità di farci votare su leggi e io penso che sia importantissimo assumersi la responsabilità degli errori che si fanno. Una cosa che mi dà grandissima soddisfazione della Brexit è che gli inglesi non possono dire che sono stati loro politici a farla, l'hanno votata loro e adesso ne avranno le conseguenze. Hanno ragione o torto, la storia ne parlerà. Il fatto però è che se hanno fatto un errore pazzesco, la prossima volta che devono fare un referendum saranno molto attenti a quello che fanno. C'è c'è un errore in quelli che criticano la democrazia l'errore è questo: non puoi dare il diritto di voto a persone ignoranti. Questo è pericolosissimo, questo argomento, perché è quello che usavano i boeri in Sudafrica per dire non possiamo dare il voto agli africani perché non sono educati. Non saranno mai educati fino a quando non voteranno. Ed è il discorso che un famoso governatore della Georgia qui in America disse quando fu criticata la qualità delle sue prigioni. La sua risposta fu: non posso migliorare le prigioni fino a quando la qualità dei prigionieri non cambia. La qualità dei prigionieri non cambierà mai se tu li metti dentro le gabbie e li tratti come cani. Quindi è un discorso veramente sbagliatissimo. Quelli che criticano la democrazia dicendo come si fa a far votare un fesso, la persona è come dire come si fa a far votare un bambino, lo si educa prima. E quindi il bambino fa un percorso, diventa educato, diventa adulto e quindi il discorso è un discorso di educazione a livello... Però io sto parlando con dei gruppi che hanno già la possibilità di votare a livello di democrazia diretta sul telefonino e lo usano in azienda. Sono 800 impiegati, votano su tutte le decisioni aziendali e quando votano direttamente c'è questo, vedi questa chai part, non so come si dice in italiano, quando vedi questa pie chart, che vuol dire c'è un cerchietto con, vedi i voti sono magari 60%, 60-40, si apre un dibattito e si passa quella decisione solo quando si raggiunge il consenso. Quindi hai un mese di dibattito fino a quando alla fine hai o il 90% o il 100% di decisione in positiva, perché la decisione riguarda tutti quanti quelli che lavorano in quell'azienda. Quindi ci sono dei tentativi. Il discorso con una parola che io ho scritto qui, che era molto bella, di Sophia Loss, è corale. Decisioni raggiunte in modo corale ed è molto bella come parola perché io per molti anni ho cantato in un coro importante nella nostra scuola in Italia, a Roma, e c'è una cosa che succede quando si canta in coro, quelli che hanno fatto l'esperienza ve lo possono confermare. Ci sono le vibrazioni di tutte le persone intorno a te che ti fanno sentire, ti eleva la sensazione. Questo lavoro corale che abbiamo fatto e che l'abbiamo visto alla decima settimana, abbiamo cominciato a vederlo prima della decima settimana di aperitivi con gli amici di Mestre, si arriva ad un punto di intesa ed un punto di ammirazione, un punto di magia dove all'improvviso ti rendi conto che persone che non hai mai incontrato fisicamente ti sono amici, ti sono vicini e sono disposti a lavorare per te e con te e ad aiutarsi uno con l'altro. Questo è un momento magico, commovente. Sofia mi ha detto che lei era in lacrime e vi posso garantire che questo è l'effetto del lavoro corale. Però c'è una cosa che vi devo dire. Siete tremendamente provinciali quando parlate di comunità e confondete comunità col posto.
perché io ho delle persone in Australia, Nuova Zelanda, in Canada, che il momento che io ve le presenterò diventeranno fratelli e sorelle. E questa è la differenza fra quello che sto dicendo io e quello che sento per quando persone parlano di località. Località, io parlo di vere comunità, non di comunità di necessità o geografiche. I vostri vicini possono essere dei mascalzoni, dei disgraziati. Fabrizia potrebbe dire che, io potrei dire a Fabrizia che la ragione per cui il virus non è venuto giù nel sud perché aveva paura di venire giù nel sud. E capito? Per cui il sud ha persone meravigliose e ha persone che storicamente non sono state meravigliose e non lo sono. Però questo succede in tutti i paesi al mondo. A Mestre, se vado a Mestre a cercare delinquenti li trovo, se vado in Australia a cercare delinquenti li trovo. E dovete capire che l'osservatore, come nella fisica quantistica, trasforma l'esperimento. Se io vengo nella vostra comunità e cerco prostituzione, delinquenza, uso di droghe, abuso, io li trovo. Se io vengo nella vostra comunità a cercare persone appassionate che hanno un sogno di diventare meglio, li trovo. Siete voi a creare la vostra comunità. E io creerò la comunità dovunque vado al mondo, perché io arrivo in un paesino invitato in Tanzania, vado al confine tra la Tanzania, la Zambia e il Congo e quando arrivo chiedo di parlare con quelli che hanno idee imprenditoriali, quelli che vogliono migliorare la loro vita, quelli che hanno bisogno di aiuto per farlo. E io li trovo. In una giornata ho il mio primo imprenditore. Aiuto il mio primo imprenditore locale, ci mettiamo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, appena abbiamo aiutato il primo o la prima, di solito è una donna, aiutiamo questa prima imprenditrice e poi le diciamo, senti, nessuno ci conosce, nessuno ci crede, nessuno crede che ci sia intelligenza qui. Ci avevano invitato per svilupparvi e invece sono venuto a scoprirvi. Puoi raccontare cosa è successo a te quando ti abbiamo aiutato a trasformare il tuo sogno in realtà? Lei va in pubblico, lo racconta e 10 persone vengono a parlarci immediatamente dicendo io la conosco, sono andato a scuola con lei, se lei lo può fare lo posso fare anch'io. E quindi creiamo un circolo virtuoso. Questo circolo virtuoso è un circolo di persone che si ispirano l'una con l'altra e poi li aiutiamo ad aiutarsi. Quando tu mi hai presentato hai detto che io negli ultimi 35 anni ho aiutato a creare 55.000 posti di lavoro, no, ti sei sbagliato, io negli ultimi 35 anni ho aiutato a iniziare 55.000 imprese nuove, non posti di lavoro, imprese nuove. E qui perché? Perché noi trasformiamo ogni persona che ha un sogno in un team capace di farlo, di venderlo, di badare i soldi, perché nessuno, non abbiamo mai conosciuto un solo essere umano al mondo che sappia fare queste 3 cose, non che le abbia studiate, no, che come carattere abbia la passione di produrre un prodotto, un servizio, di portarlo sul mercato, ascoltare le risposte del mercato e cambiare il prodotto e il servizio per soddisfare quello che il pubblico richiede e fare in modo che la parte finanziaria sia molto solida e ben salvaguardata. E quindi noi, trasformando una persona solitaria in un villaggino del Congo, creiamo questo ciclo, che è un ciclo straordinario, dove la passione e l'intelligenza delle persone locali diventa il motore. E io in questo momento penso a creare comunità, ma sono comunità dove voi non avete più il problema di non so come vendere i miei prodotti all'estero, perché il vostro commerciale potrebbe essere un canadese o un australiano. Perché creiamo? Perché confondiamo il localismo per comunità. La comunità è la comunità di amorosi sensi. Questa è comunità. Se io vi trovo una persona meravigliosa che voi non conoscete, che non conoscereste mai
in Guatemala o in Ecuador, e anche la cosa reciproca, insomma, il momento in cui voi come me conosceste queste donne azzeche che fanno il ricamo a mano e che stanno cercando una possibilità di fare il ricamo a mano per la moda italiana, quanti minuti ci vorrebbe a trovare una persona qui in Italia che ha bisogno di una manodopera di 200.000 ricamatrici azzeche che fanno queste cose qui? Questa era una blusa tradizionale di donna azzeca che è fatta in cuscino da me, ma questa era una blusa. E quindi quello che voglio dire è che la comunità è una comunità di amorosi sensi, una comunità dove non siamo più provinciali. Il problema dell'Italia è che l'Italia è provinciale e voi sarete scandalizzati da questa oscenità che ho detto, come noi siamo i migliori al mondo di tutto. La verità è che gli italiani mangiano italiano, vestono italiano, parlano italiano, sono 50 milioni in un mondo di 8 miliardi di persone quasi. E non ci stiamo riproducendo, per cui perderemo anche dal punto di vista demografico, scompariremo. Io ho 5 figli, quindi da parte mia l'ho fatta. Però quello che vorrei dirvi è che non è possibile dirsi addosso quanto siamo bravi. E io mi sono stufato di tornare in Italia e di scoprire aziende di una bellezza straordinaria da piangere, della bellezza di quello che gli italiani riescono a fare e non lo sa nessuno. Poi quando vengono in Italia, vengono questi su queste navi da crociera, fanno il giro di Venezia in un giorno e siamo ridotti ad un museo che diventa disgustoso, dove queste maree che vogliono venire in Italia non si godono neanche il discorso, neanche che cosa sia l'Italia. Però c'è una possibilità, io penso, straordinaria di formare comunità dove il prodotto italiano, dove il pensiero italiano, che è ammiratissimo, trova in quelle persone che sono interessate una grandissima volontà di venire, di lavorare con noi, di investire, di comprare in Italia, di diventare più, dal punto di vista anche intellettuale, molte persone intelligenti in tutto il mondo sanno il valore, però non dobbiamo chiuderci, dobbiamo aprirci. E quello che mi fa paura è l'idea della comunità che diventa poi una comunità che è sempre autoreferente. Siamo i migliori perché siamo i migliori, perché ci diciamo che siamo i migliori. Ma non lo devi dire tu che sei il migliore, sono gli altri che lo devono dire, non gli italiani. Perché gli italiani dicono sempre che noi siamo i migliori? Non si dice, capito? Sono gli altri che devono dirlo, non noi. E Ornella, Democrazia d'Europa, impresa migliore, vedo che tu stavi già annuendo. Sì, dobbiamo, e poi dobbiamo aprirci invece che chiuderci, e non dobbiamo mai farci provocare dai fanatici, xenofobi, dai razzisti. Non dobbiamo mai farci provocare. E che se un tedesco che fa una fotografia di un'effigie di un'Italia impiccata riesce con quell'atto di idiozia riesce a provocarvi, beh, voi non siete degni di guardare l'internet, perché gli atti di provocazione vanno semplicemente cancellati. Non si risponde mai, perché fa il gioco suo, fa il gioco del provocatore. L'unico modo di trattare i narcisisti e i provocatori è c'è una parolaccia che non li dovete assolutamente considerare. Bisogna
quella persona, perché in questo momento ci sono dei tedeschi che, se io ve li presentassi, sono persone non squisite che voi vorreste nella vostra azienda, che amano l'Italia, parlano italiano molto meglio di come voi parlate il tedesco. E sono persone che sarebbero disponibili a rappresentare i vostri prodotti, il turismo, in Germania. Perché dobbiamo chiuderci invece che aprirci? Quindi, grandissima apertura, però io anche penso che l'attività, bisogna agire localmente, ma bisogna pensare a trovare una comunità che sia una vera comunità e ritorno di amorosi sensi, dove voi vi cercate e vi create la vostra comunità. Dovete trovarvi i vostri amici, non importa dove siano, e guarda questa telefonata oggi, guarda questa conversazione oggi. Guarda questa conversazione. Fabrizia, ormai ci è come se ci fosse... Da quanto tempo ci conosciamo io e te? Io non credo che ci conosciamo da 20 minuti. Io ti conosco, sei parte, ho capito? Ornella, vieni a raccontare che cos'è la tua startup. Ecco, queste sono le vere comunità. Grazie, Federico. Grazie Ernesto. Allora, abbiamo un altro blocco con Emanuele Gecele, Domenico Di Polito, Andrea Conficoni e il nostro presidente di Passaggio Nord-Est, Stefano Tigani, che ti vuole fare una domanda. Quindi la parola è Emanuele. Emanuele, ci sei? Perfetto, vedo che hai acceso il microfono. Esatto. Buonasera e grazie mille per l'invito e per l'organizzazione dell'evento. Volevo fare una domanda a Ernesto, al quale do del tu per rispettare la tua richiesta. Certo. Sono incuriosito da quella cosa che hai accennato rispetto all'intimità che cresce con questo nuovo tipo di comunicazioni, anche applicando la tecnologia, e l'efficacia di questo tipo di strumenti. Io ho sperimentato nel mio piccolissimo, rispetto al quadro che hai fatto, che per certi versi è vero, nel senso che occupandomi con un gruppo che si chiama Egg Solutions, di aumento dell'efficienza e riduzione degli sprechi, insomma, dei processi aziendali, mi recavo nelle aziende che seguo o qualcuno del mio team una volta alla settimana. Ed è vero che siamo riusciti invece, per assurdo, ad essere molto più presenti, organizzando dei meeting un giorno sì, un giorno no, di una mezz'oretta, e questa cosa ha reso le cose molto più veloci. Questo anche introducendo dei sistemi che, a dire il vero, con aziende che seguivamo da qualche anno e riuscivamo a presentare e culturalmente erano accettati, ad esempio dei software per il monitoraggio delle attività, piuttosto che le videoconferenze stesse. Adesso anche le aziende più, diciamo, all'inizio le accettano come strumenti naturali. E in questo senso sì, noto l'efficacia e l'efficienza. Quello che però abbiamo notato all'interno del nostro gruppo sono altri aspetti dei quali ci siamo resi conto che, pur sapendo anche prima consapevolmente che fossero importanti, ma ci siamo resi conto che sono molto più importanti di quello che pensavamo. Ossia il fatto che questo tipo di finestra che ci viene aperta con Zoom o da altri strumenti ci porta a vedere delle cose che sono gli altri che decidono di farci vedere. Quando abbiamo scoperto che la nostra forza, o la mia forza, insomma, quando arrivo, per parlare in prima persona, per semplificare, quando arrivo in azienda, a volte, è nel vedere le cose che gli altri non riescono a vedere, a guardare il processo da un punto di vista diverso, oppure parlare con quella persona che è in linea di produzione, che tipicamente non è stata invitata all'evento Zoom e non è stata inserita all'interno del team. Quindi non è solo un discorso le migliori soluzioni vengono fuori la macchinetta del caffè, che ci può anche stare, ma è proprio un discorso di essere sul posto e di non farsi condizionare troppo da quello che è il tipo di setting che ha l'azienda. E a volte questo è un punto di forza. Abbiamo riassunto con una vignetta tutto ciò, insomma, che abbiamo trovato mentre ci pensavamo, è che a volte ci viene presentato il problema sotto un riflettore, come se qualcuno avesse perso le chiavi di notte vicino ad un parcheggio
e qualcuno si mettesse sotto quel bel lampione a cercare le chiavi perse. E noi arriviamo dicendo, ma sei sicuro che hai perso qui le chiavi? No. E allora perché le cerchi qui? Perché qui almeno c'è luce. E quindi, insomma, è un po' questo che mi incuriosisce e chiedo qualche suggerimento eventualmente. Grazie. Se stanno facendo le cose. Grazie, senti, Emanuele. Federico, sì? posso rispondere una persona alla volta se vado al tempo? Va bene. Perché altrimenti poi alcune cose mi vengono in mente, però poi ho paura di perderle. Quando abbiamo cominciato a lavorare tutti su Zoom, abbiamo scoperto che era pesantissimo, che dopo una giornata passata in videoconferenza sei morto, sei stremato, al punto tale che parlando nel nostro gruppo, una persona che lavora che è un addestratore che lavora solo sul digitale, lui ha detto, ragazzi, dovete imparare che questo sistema fa dei brutti scherzi e se no dovete prendervi almeno 20 minuti, mezz'ora, uscite sul balcone, aprite le finestre, perché è molto più pesante dal punto di vista psicologico lavorare in questa maniera che di persona. E io arrivai ad una considerazione dicendo che quando ci incontriamo per la prima volta con una persona che non conosciamo, c'è una specie di danza culturale di almeno 20 minuti, 30 minuti, dove prima di potersi guardare negli occhi devi essere accettato. E io ho scoperto che addirittura in alcune culture aborigene, in Australia ad esempio, o in Africa, non puoi guardare una persona negli occhi, soprattutto non puoi guardare una persona dell'altro sesso negli occhi. Quindi cosa succede? Guardarsi negli occhi, essere faccia a faccia, è una cosa che dal punto di vista culturale non esiste. Noi siamo faccia a faccia con tutte queste persone che non avevamo mai conosciuto e pensa un po', non c'è verso di scappare, perché il momento in cui stai parlando con quella persona faccia a faccia, cosa succede? Che sei in una situazione dove dal punto di vista fisico, per trovarsi in quella situazione richiede un permesso culturale. E invece noi siamo qui, ci guardiamo faccia a faccia, comunichiamo con... Quindi c'è un grande peso. Io vorrei parlare di due cose. Prima c'è Tiziana Manni, che è una fisioterapista, una dottoressa in gambissima nel nostro gruppo, che dice che lei pensava che non potesse più fare la fisioterapia perché non aveva la possibilità di vedere, toccare i pazienti, ha scoperto adesso che il lavoro che lei fa per videoconferenza, dicendo al paziente che cosa evitare o che cosa fare per togliere il dolore immediato, lei dice che questo che ha scoperto non lo vuole abbandonare, al punto tale che sta pensando che nel futuro, prima di avere una persona che venga in clinica, vuole fare una sessione in videoconferenza per la parte educativa, perché lei riesce a dire e il paziente ascolta attentamente e quindi lei dice che la parte di educazione dovrebbe essere prima della parte della manipolazione o la parte di osservazione. Quindi quello che a me interesserebbe, appunto per Emanuele, è che prima si fa l'educazione, poi si fa la visita in azienda. Ma la visita in azienda adesso l'hai fatta e la persona con la quale tu stai collaborando, che ti porta in azienda, immediatamente tu vedi che quel che avevano escluso delle persone dalla parte educativa che tu stai facendo. Parlando con dei professionisti, io ho chiesto, professionisti dell'addestramento virtuale, questo amico mi ha segnalato un libro che si chiama Demenza Digitale. Non l'ho ancora letto, però il titolo è meraviglioso, questa demenza digitale che ci colpirà tutti, diventeremo queste persone completamente inette,
ad incontrarci faccia a faccia per la prima volta, perché avremo perso la danza culturale, dove guardare, come comportarsi, si saluta, si stringe la mano, si abbraccia, si bacia, si fa il baciamano, in che paese sono. Se sono in America Latina mi acchiappano e mi baciano tutti, appena arrivo sono baciato dappertutto, perché questo fanno in America Latina. Quindi dovremo riabituarci alla danza culturale prima della comunicazione. Grazie Ernesto. Domenico D'Ippolito, allora. Domenico, ci sei? Avevi il microfono acceso, poi di nuovo spento. Non ti sentiamo. Ah, ecco. Oh, perfetto. Domenico, ti prego di stare nei tre minuti. Presentati anche. Sì, dunque, io vi ringrazio perché era un po' di tempo che cercavo di agganciarmi a voi, di linkarmi a voi. E finalmente ci sono riuscito con questo coronavirus che ci ha portato un po' più vicini, insomma, c'è anche questo vantaggio. Voglio ringraziare anche Ernesto, insomma, mi fa piacere incontrarlo perché era un po' di tempo che ero a seguire un po' il suo percorso. Dunque, io sono Domenico D'Ippolito, mi occupo di quello che è l'industria estrattiva, quello che è l'impatto sociale dell'industria estrattiva. Negli ultimi oltre 30 anni sono stato in questo settore, sono figlio di emigrante, mio padre mi mise su un aereo a 7 anni e sono diventato emigrante anch'io, insomma. E ho visto quello che la globalizzazione ha fatto in giro per il mondo, e credo che quello che stiamo vivendo oggi è il risultato di quello che è stata la globalizzazione a livello spinto e sta spinto in tutte le aree del mondo, dove abbiamo appunto fatto quello che viene definito un super sfruttamento del nostro pianeta, che tutti conosciamo. La mia fortuna è stata che io sono abruzzese di origine e purtroppo, insomma, cioè per il mio lavoro, un po' per quello che faccio, insomma, raramente torno a Guardiagrele, dove sono nato. E voglio portarvi questa vicenda che vidi qualche anno fa. Tornando a Guardiagrele ci fu una risposta alla globalizzazione che era il risultato praticamente di quello che viene chiamato solidarietà comunitaria o locale, cioè quello di trasformare la globalizzazione in localizzazione. Costruirono tanti anni fa un centro commerciale fuori paese e che distrusse il commercio all'interno di questo paesino di 10.000 abitanti. La popolazione locale, che è praticamente i miei compaesani, in maniera inconsapevole risposero in questa maniera, organizzarono il cosiddetto sabato del villaggio, in cui dalle 5 del pomeriggio alle 10 di sera, alle 11 di sera, tutti quanti entravano, uscivano in piazza e portavano in piazza il fornaio, il pane, gli antichi sapori. L'altro negozio portava l'olio di prima spremitura e il vino montepulciano, e tutti quanti che contribuirono in maniera diretta in una grande gara di solidarietà che era veramente affascinante e commovente nello stesso tempo. Un mio amico portò il suo pianoforte sotto i portici a suonare, e questa risposta fatta appunto in maniera inconsapevole, no? Contro la globalizzazione, ricostruì per un periodo l'economia che era quello del paese. Cioè questa mia esperienza di pochi sabati che feci in quel periodo che fu, voglio portare alla vostra attenzione. Credo che anticipare il futuro, un ingrediente fondamentale è quello di avere una forte propensione alla gara di solidarietà, altrimenti non andremo da nessuna parte. Grazie Domenico. Grazie. Ernesto, vuoi rispondere subito? O... prima di tutto, io sono abruzzese. E di Altino, quindi tra Altino e Guardiagrele siamo proprio vicini di casa, e la storia è bellissima, la storia di Guardiagrele e la risposta. Sì,
eccezionale. Abbiamo anche delle persone straniere che si sono innamorate dell'Abruzzo, si sono trasferite, hanno comprato casa, ne hanno fatto dei... io ho portato, avevo degli amici qui in California, la moglie è di, era, gli diceva sempre che era di origine italiana perché i nonni, sia materno che paterno, erano di tutti e due italiani, però di tre generazioni fa, sposata con una persona di origine americana ma di origine svedese, e i due di loro, lei innamorata dell'Italia, ogni anno veniva in Italia per 18 anni e prendevano una macchina in affitto e viaggiava per scoprirla. E la prima volta che venne nel mio paesino di Altino, si innamorò e comprò una casa, e adesso lei va in Abruzzo più di me. Ed è divertentissimo questo fatto, perché hanno i vicini abruzzesi che insegnano la lingua a questi americani. E logicamente quello che gli stanno insegnando non è italiano, è abruzzese. E quindi fa ridere quando poi questi poveri americani che incontrano un italiano in giro per il mondo cercano di dirgli di venire qui a Eck e di andare lì a Loc. Quindi tu immagini, questi hanno imparato che a Eck e a Loc vuol dire qui e lì. Immagina come si, come li capiscono gli italiani che vanno, che vengono qui in California. Comunque, io penso che ci sia, è importantissimo quello che Domenico dice, però Domenico sta parlando di globalizzazione economica, non sociale. Noi non conosciamo nessuno fuori dall'Italia. L'idea è che si parla di globalizzazione, a me fa ridere. Che globalizzazione? Sono delle industrie che sono, come io, non solo le industrie sono colonialiste, ma addirittura la nostra cooperazione è paternalista. Se guardate il mio intervento TED, io sono brutale. Noi siamo imperialisti, colonialisti e missionari. Noi andiamo in Africa perché pensiamo che siamo migliori degli africani. Noi non capiamo non riusciamo neanche a concepire l'idea che noi potremmo imparare qualche cosa da un africano. Per noi è inconcepibile, e quindi siamo di un'arroganza culturale. Noi siamo egemoni, noi abbiamo un'arroganza culturale che siamo, adesso ti dico, noi siamo meta. Culturalmente noi non siamo arroganti, noi siamo meta arroganti. Che vuol dire? Siamo talmente arroganti di non sapere di esserlo. Siamo proprio stratosferici nella nostra arroganza. Pensiamo veramente che noi andiamo a portare la civiltà e la cultura e il nostro Dio, che è meglio del loro, a quelli che non lo hanno. Quindi siamo, insomma, lasciamo stare. Ma non si parla di globalizzazione, si parla di un discorso mercenario, di colonizzazione, di un capitalismo sfrenato, senza briglia, che distrugge i mercati. Quindi sì, dobbiamo parlare di una democrazia partecipata e dobbiamo parlare di vere comunità. Quindi sì, anche la Ornella prima parlava di democrazia, di usare questo periodo come una democrazia europea, che non siamo neanche capaci di lavorare con i nostri vicini di casa, i nostri fratelli francesi, che li consideriamo cugini antipatici e arroganti. Ed è una cosa vergognosa per tutti noi, per i francesi, per gli italiani, per i tedeschi. Dobbiamo soltanto vergognarci. Grazie Ernesto. Allora procediamo con Andrea Conficoni. Buonasera a tutti, ciao a tutti, mi sentite? Buonasera Andrea, ti prego i 3 minuti, grazie. Sì,
E grazie a tutti e ciao Ernesto, ciao, un piacere sentirti dopo averti seguito e fatto ascoltare anche all'università dove insegno metodologia del lavoro di gruppo per educatori sociali. Sono sia educatore che formatore e facilitatore. Dove insegni? Dove? A Venezia, allo IUSVE, a Venezia, all'Istituto Universitario Salesiano. Però sono qua anche proprio perché ti ho anche conosciuto e sento importanti le tue parole per la facilitazione di nuove imprese. E seguo Interlogica. Bene. Anche. Hai già un po' in parte risposto, però mi sembrava importante sottolineare il fatto che hai descritto nel dopo primo aperitivo la questione che ci si sta riorganizzando nelle relazioni. Riorganizzare nelle relazioni, come dire, anche con questa forza del virus, ci fa scoprire nuove possibilità, nel senso che no, per noi inimmaginabili, nuove connessioni, sia orizzontali che verticali. Un altro passaggio che ho sentito molto importante. E questo lo vedo sia dal punto di vista economico che sociale. La mia domanda era legata alla funzione sociale dell'economia. Noi siamo, come dire, abbiamo fondato una cooperativa per lavorare con le aziende, e perché per noi è importante lavorare con le persone. E la questione tu portavi, è un nodo centrale per me, perché culturalmente non siamo, è molto lontano, insomma, vivere l'economia dal punto di vista della anche corresponsabilità sociale. Tu ci hai dato delle indicazioni molto importanti sull'approccio mentale che dobbiamo cambiare, quindi la comunità, per esempio, non solo nella prossimità, ma anche verso gli altri, verso il fuori Italia, eccetera, eccetera. E mi sembrava comunque importante anche chiederti dal punto di vista pratico come vedi nel mondo quali sono le strade che attivano maggiormente questa nuova possibilità, nuova ricerca di connessioni. Abbiamo bisogno sicuramente di tanta facilitazione, su questo mi trovi molto d'accordo, però qualche cosa che puoi dirci dalla tua esperienza che viene fuori dall'Italia per attivare nuove connessioni, al di là stiamo scoprendo quelli di Zoom, ma altre strade. E qui mi fermo. Grazie. Grazie, grazie Andrea. Guarda, la riorganizzazione nelle relazioni è esattamente quello di cui parlavo prima. Tre cose devono essere fatte meravigliosamente: il prodotto deve essere eccezionale, il marketing deve essere fantastico, il controllo e l'amministrazione finanziaria deve essere sublime. Queste tre cose devono essere fatte da tre persone diverse, e queste tre persone diverse si complementano, quello che io spiego è che c'è soltanto un'istituzione al mondo che ricorda un pochettino l'istituzione del mondo degli affari, della creazione di un'azienda, e quella istituzione è il matrimonio. Nel matrimonio si ha il DNA di un uomo e il DNA di una donna. Questi due DNA non si capiranno mai, ma se questi due DNA non si uniscono, la nuova vita non può essere generata. Quindi due DNA che non si capiscono sono alla base del mondo, sono alla base della biologia umana, che sono alcune specie che si dividono, non hanno bisogno dell'opposto. Però noi come esseri umani siamo creati proprio questo due opposti o due DNA che non si capiscono che devono unirsi. Nella situazione aziendale sono tre DNA che non si capiscono,
il DNA della persona che inventa un prodotto nuovo, e questa persona ha un DNA molto particolare, diventa molto molto protettivo del bambino, di quello che ha inventato, e quindi noi richiamiamo P, la persona di prodotto. Le persone di prodotto hanno delle caratteristiche meravigliose, ma anche delle caratteristiche pericolosissime, quelle di essere bravissime a creare questa cosa nuova, però poi diventano troppo gelosi e non la lasciano andare. E il DNA della persona di commercio, la persona che di commercio non è interessata a quello che tu vuoi vendere, è interessata a quello che il cliente vuole. E quindi c'è una dinamica, una dialettica molto forte fra la persona di prodotto e la persona di mercato. La persona di mercato torna dicendo lo vogliono rosa, e tu dici no, noi lavoriamo per l'esercito, facciamo solo gli zaini camouflage, verdi. Dice no, le donne hanno scoperto tutti questi sport all'aperto, tutto vogliono gli zaini, però li vogliono di colori pastello. E allora la persona di prodotto dice mai, poi mai, perché noi lavoriamo per la NATO, per l'esercito, e io non farò mai gli zaini pastello. E poi viene adesso la persona di finanza che dice, senti, tu vuoi fare gli zaini militari o vuoi fare soldi? Perché se vuoi fare soldi devi fare gli zaini pastello e anche gli zaini militari. Quindi queste tre persone non si capiranno mai, e come moglie e marito, se non lavorano insieme, non daranno vita a questa azienda che non è identica al papà, non è identica alla mamma, ha vita propria. Una vera azienda non somiglia al fondatore. Una vera azienda è il risultato di tre modi di vedere il mondo diversamente. Quindi è importantissimo quello che tu dici dal punto di vista proprio della funzione sociale. Cooperativa. La cooperativa, che tra l'altro è molto importante per farvi capire culturalmente l'importanza della globalizzazione. La cooperativa non venne inventata in Italia. La prima cooperativa italiana era basata sul modello inglese, dei famosi probiviri del North Manchester, e i probiviri fu un modello che venne importato dall'Inghilterra nel 1860 circa, dal figlio di un proprietario terriero che aveva studiato, era dottore, e aveva scoperto che il far morire di fame le vedove dei braccianti della loro proprietà era disumano, e decise di provare il primo progetto cooperativo italiano, che adesso, come sapete, è uno dei più forti d'Europa, anche se sotto una grossa pressione politica di un capitalismo sfrenato, che deve essere riportato sotto briglia. Questo, il capitalismo sfrenato, ha cercato di distruggere il movimento cooperativo italiano, e noi lo dobbiamo combattere perché è assolutamente sbagliato. Il cooperativismo, in questo momento io sto lavorando con un gruppo di 800 sudafricani, sono tutti quanti negri, sono sudafricani che vivono nella zona di Johannesburg, e loro mi hanno chiesto aiuto a creare una cooperativa. Quindi Andrea, se tu se fammi la cortesia, rimani in contatto, manda un tuo contatto, mandami un contatto su LinkedIn, perché ho bisogno del tuo aiuto per questi 800 sudafricani che vogliono creare cooperative nel settore della salute, cooperative nel settore della educazione, e cooperative di investimento. Vogliono comprare insieme delle proprietà, le vogliono, 800 di loro vogliono restaurarle manualmente e rivenderle, e quindi vogliono creare una cooperativa di lavoro. E non sanno come fare. Gli ho chiesto e siccome appena comincia a parlare la sincronicità immediatamente appare, perché appena tu cominci a parlare con le persone che cercavi appaiono. Fa parte di una logica, che è una logica che tra l'altro si chiama il controllo delle coincidenze, è una teoria del taoismo cinese, che dice che quando non hai aspettative,
sei in grado di controllare le coincidenze. E quindi è uno schiaffo in faccia a tutti quelli che fanno le programmazioni, perché più programmi, più crei aspettative, e più hai aspettative, meno ti funziona il controllo delle coincidenze. Il controllo delle coincidenze è trovare la persona giusta, al momento giusto, al posto giusto, e tutte queste persone già esistono al mondo. Quindi le persone che devono aiutare una cooperativa in Sudafrica in questo momento, si chiama Andrea, farà parte di un piccolo team, se vuole fare per insegnare a persone che vogliono, che hanno già scelto, che stanno cercando l'informazione, il modo di passare l'informazione. Quindi c'è magia, magia dal punto di vista, se vogliamo parlare di una filosofia di vita. Non c'è nessuna giustificazione economica alle cose più importanti della nostra vita. Non c'è nessun vantaggio economico ad avere figli. E se non abbiamo figli, finiamo. Non c'è nessun vantaggio a fare le cose che ci appassionano. Non c'è nessun vantaggio economico ad andare in barca a vela, perché costa un sacco di soldi. La definizione della barca a vela è strappare i biglietti da 100 euro nel vento. Questa è la definizione di andare in barca a vela. È una perdita di soldi. Quindi una perdita di soldi andare al cinema, una perdita di soldi andare al teatro, una perdita di soldi. È tutto una perdita di soldi. E mangiare biologico è una perdita di soldi dal punto di vista economico. Per questo l'economia viene chiamata the dismal science, la peggiore scienza, perché gli economisti non capiscono niente. Gli economisti non capiscono niente. Dobbiamo ritornare alla filosofia, dobbiamo avere i filosofi al controllo, non gli economisti, perché gli economisti capiscono soltanto la base della piramide di Maslow, capiscono solo dei bisogni materialistici. Ma la gente non vive solo di pane. Ogni famiglia è un atto d'amore. Grazie Ernesto. Allora faccio un piccolo cambio di programma, e perché lascerei per ultimo Stefano Tigani, e se non hai obiezioni che così fai la tua domanda più le domande che abbiamo raccolto in chat, come da tradizione chiudi con le domande in chat. Bene. E quindi lascerei parlare adesso, farei parlare Davis Major, se non mi ricordo male, che aveva fatto la domanda in chat, se c'è ancora. Sono qui. Perfetto, buonasera, ciao a tutti. Davis. Ciao, saluti. Ciao professore Sirori, salve. Ciao Davis. Ascoltate, io sono un operatore umanitario anch'io. Sono nel ramo dei Rom Sinti Camminanti. Io sto costruendo questa cultura con le mie mani. Anzi, ho tutte le mani tagliate, rovinate. Pian piano la sto costruendo, non è facile. Io sono un umile falegname. Ho fatto l'artigiano per un periodo. La mia attività è andata distrutta. Mi sono tagliato una mano, ho perso una mano. E ho un figlio malato, però lo stesso sto tirando avanti come si può. Mi hanno interpellato dei miei amici. Mi hanno detto, Davis, te la sentiresti di aiutare le vostre comunità a portargli gli alimenti nelle case? Per forza, sono qua per quello. E allora io adesso, tuttora, sto portando gli aiuti alle famiglie di Rom, Sinti e Camminanti. E mi hanno detto di cominciare ad aprire una cooperativa tra queste nostre realtà. Io sto prendendo in considerazione questa idea, perché ci sono tante nostre realtà dove che le persone di nostri, diciamo, che vorrebbero inserirsi nel lavoro, anche per esempio quelli delle giostre, che hanno le giostre, adesso sono messi veramente in male condizioni. E allora sto cercando di pensare queste realtà. E adesso ho due o tre amici che mi stanno aiutando e vedremo di combinare qualcosa. Ecco, io chiedevo al signor Sirori, professor Sirori, perché lui con tutta questa conoscenza, con tutto questo amore, perché lo diciamo amore, pioniere culturale, perché il signor Sirori è un pioniere culturale, perché non scenderebbe in campo con un'etica proprio, non dico proprio una forma politica, ma un movimento da poter iniziare a costruire qualcosa
sul piano, diciamo, sul sì. piano, hai capito cosa voglio dire? Sì, il mio, guarda, il mio movimento sarebbe un movimento che io ho offerto a molti governi e ho già lavorato, ho creato e ho formato 400 facilitatori di impresa, agevolatori di impresa in giro per il mondo, in 17 paesi. Chiunque si mette in contatto con me, da un'amministrazione o da anche una grande azienda, immagina una Fiat, io ho dei grandi amici all'Enel dove stiamo già guardando a questa possibilità. Chiunque venisse da me dicendo: Ernesto, che cosa possiamo fare per aiutare? Quello che gli direi di fare è di formare, di impiegare e formare dei facilitatori di impresa. Questi agevolatori di impresa, ognuno di questi facilitatori, la caratteristica è che devono essere circondati da un 30-40 volontari che gli aiutano, lo aiutano a formare un network, una rete, dove quando abbiamo bisogno di trovare un commerciale parliamo con i 30-40 amici dicendo: chi conoscete che è un commerciale disoccupato che in questo momento potrebbe passare al telefono? Ad esempio tu sei una persona di comunicazione, immagina tu al telefono o in video chat, non hai bisogno di mani, tu potresti essere seduto su una sedia a rotelle, spero di no, però tu potremmo avere delle persone disabili, no, stiamo dicendo, potremmo avere delle persone disabili con una faccia meravigliosa, una personalità fantastica, che passano la giornata chiamando persone dicendo: facciamo le mascherine, le vuoi? Facciamo, le vuoi? Ecco, quindi dobbiamo trovare un agevolatore di impresa in ogni comunità, potrebbe essere una comunità geografica, ad esempio facciamo un agevolatore di impresa nella Valle del Sangro in Abruzzo, o facciamo un agevolatore di impresa con una popolazione rom o una popolazione immigrata, facciamola con le donne, facciamo un'agevolatrice di impresa che lavora solo con le start-up IT femminili, dove la prima è una donna. Potremmo fare, e se ti do un attimo i numeri, un agevolatore di impresa in una comunità di diciamo 50.000 persone geografica vede 250 clienti l'anno. Di questi 250 clienti l'anno, 100, quando scoprono che non abbiamo soldi, vanno via, non vengono più. È un processo di autoeliminazione meraviglioso, perché quei 100 volevano soldi, non ne abbiamo, se ne vanno. Dei 150 che rimangono, mettono su 40 aziende nuove l'anno. Quindi, tu immagina cosa succede se tu hai 100 di queste persone in Italia, immagina se tu le hai nel meridione, immagina se tu le puoi mettere a disposizione. Però noi non andiamo mai non invitati e non vogliamo diventare missionari di questo. Noi vogliamo, questo è quello che facciamo. Se le persone ci invitano, rispondiamo. E la nostra risposta è: la soluzione già esiste, è nella tua comunità. L'unico modo di scoprire i talenti e le passioni, devi stare zitto ed ascoltare. Quindi devi avere un sistema dove le persone possano chiamare l'agevolatore d'impresa dicendo: ho un'idea, però non ho mai fatto in vita mia. Che dici? Potrei mettere una cooperativa che porta il mangiare i pomodori che stanno buttando nel sud Italia. Potrei mettere su una cooperativa che aiuti quelle persone a commercializzare i loro pomodori. Perché c'è abbiamo questo tipo di bellezza, nessuno lo sa. Potremmo aiutarti a far vedere al mondo che ci sono questo tipo di bellezze, come i papaveri. Ho messo un articolo ho risposto su una foto su credo LinkedIn o FaceTime dell'esplosione dei blossomi dei papaveri sul Gran Sasso. Ma è uno spettacolo di una bellezza assurda. Ma chi lo sa che si può qui in America andiamo a vedere la fioritura del deserto del Death Valley. Come mai in Italia non andiamo a vedere la fioritura dei papaveri sul campo imperatore? Quindi ti voglio dire... Abbiamo
Ci sono milioni e milioni di possibilità di guadagnare e di badare alla tua famiglia, però da solo è difficilissimo farlo. Quindi movimento sì, movimento, però è un movimento culturale, è un movimento culturale che dice tutto quello di cui avete bisogno già esiste nella vostra comunità, se diventasse comunità. E comunità diventa solo quando ci conosciamo, ci apprezziamo, ci rispettiamo. Persone dicono, sì, ma che ci fai? E se quello è un delinquente? Io dico, noi prendiamo tutte le persone, come dicono in inglese, at face value, cioè le prendiamo, le accettiamo per quello che ci dicono di essere. Poi loro si squalificano da sole, se sono delinquenti, cercheranno di fare un qualche bravo. Cosa e noi diremo, ma perché bravo, fai così? Bravo professore, bravo. Ciao Davis, auguri Davis. Grazie Ernesto, allora io ti ringrazio, adesso lascio la parola a Stefano per l'ultima sua domanda e qualche domanda in chat. Io volevo solo ringraziarti particolarmente, per noi è stato veramente un appuntamento speciale averti, perché insomma in questo periodo abbiamo cercato di reagire positivamente a questa crisi mettendo in piedi questa serie di eventi. Non ti conoscevo ancora, l'incontro è stato frutto proprio di questa nuova propensione mentale di cui abbiamo parlato, di metterci tutti in gioco nuovamente, di pensare molto di più con uno sguardo lungo. Queste cose si sono incrociate, oggi sei stato ospite nostro, io sono veramente contento di questo. Stefano, a te la parola e le conclusioni che poi farà Ernesto con l'ultima domanda. Grazie ancora Ernesto. Ciao. Ci sentiamo presto. Grazie Federico. Allora, Ernesto, ti propongo un paio di mie riflessioni che ho maturato sentendoti parlare, sentendo anche altri interventi che mi hanno preceduto, e poi ti leggo un paio di domande che ci sono arrivate in chat. Allora, noi hai parlato, abbiamo toccato il tema della democrazia rappresentativa e della globalizzazione. E a me viene da dire questo. Tu sai che la nostra Costituzione prevede l'articolo 1, il fatto che la sovranità appartenga al popolo, che però la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa. E questo principio ha consentito l'ordinamento giuridico italiano di diventare uno dei sistemi più innovativi e più celebri nel mondo come cultura giuridica, ed è un principio in cui io credo ancora molto. Certamente uno dei principi in cui però si sviluppa questo primo articolo della Costituzione è costituito proprio dalla democrazia rappresentativa. È vero che la democrazia rappresentativa è in crisi, non possiamo negarcelo. Però la domanda che mi pongo io è questa: è in crisi perché è un sistema che non funziona più, o è in crisi perché chi deve interpretarlo non è stato negli ultimi anni, negli ultimi 30 o 40 anni, all'altezza di rappresentarlo? Cioè, noi dobbiamo abdicare a questa forma che ci ha consentito di diventare grandi nel mondo per delle forme di democrazia diretta non meglio documentate, che hanno avuto anche, secondo me, dei principi di prova totalmente negativi, e invece dobbiamo abdicare alla possibilità di essere noi che scegliamo chi ci rappresenta? Questa è la prima riflessione che ti faccio. La seconda è quella sulla globalizzazione. La globalizzazione è un fenomeno che è entrato repentinamente nelle nostre vite e non è arrestabile. Il problema è come la gestiamo, i cambiamenti che ha portato la globalizzazione in punto lavoro, in punto tecnologia, in punto social network, anche se vogliamo, noi forse non siamo stati ancora in grado di gestirli e di governarli. Ma la globalizzazione è importante sotto altri punti di vista. Ti faccio solamente un esempio. Se il vaccino, la lotta al virus, si fa alzando i muri, con magari la conseguenza che chi si trova il vaccino se lo tiene, oppure lo facciamo
cercando di capirci in tutto il mondo. Tu hai detto una cosa giustissima, una cosa giustissima. Dobbiamo fare comunità globale. Questo è verissimo. Come parliamo da Mestre, parliamo da Venezia e parliamo verso Brisbane o verso New York, va benissimo. Ma questo lo fai solo se hai una mentalità globale in senso positivo, voglio dire. Ma noi dobbiamo essere anche in grado di capire i nostri limiti per combatterli. Te ne faccio solo uno. La lingua inglese. Noi non siamo ancora stati in grado di capire che dobbiamo imparare almeno la lingua inglese. Allora, noi possiamo essere italiani nel mondo, possiamo essere veneti in Italia, veneti nel mondo, sapendo il veneto, sapendo l'italiano e sapendo l'inglese. Solo per farti un esempio. Allora io credo che la globalizzazione sia un fenomeno inarrestabile, positivo, se gestito da persone competenti e se gestito da persone che hanno visione. Negativo se invece la subiamo e basta. Esatto. Queste sono le mie due riflessioni. Le tue domande... Fammi rispondere, ti leggo le domande. Quindi, globalizzazione sociale, non solo globalizzazione economica. Questa è la mia risposta. La comunità, la famosa comunità di Amorosi Sensi, è una comunità che si estende a tutte le persone che sono belle, appassionate, capaci e che vogliono lavorare insieme. Quindi non chiudersi, ma ad aprirsi. E globalizzazione, è stato molto interessante nella mia vita perché gli antropologi in italiano. Gli antropologi per anni e anni e anni ci hanno affascinato come con le differenze culturali. Ma io sono di una famiglia di dottori e puoi trattare la polmonite nella stessissima maniera in tutti i paesi al mondo. E quando ti graffi, no, il colore della pelle è diverso, ma quando ti graffi sanguini uguale. Quindi ho imparato dal mio padre, da mio nonno, che era chirurgo di guerra, tra l'altro, io ho imparato dai miei antenati che... l'essere umano è fondamentalmente identico e lo puoi curare con le stesse medicine in tutto il mondo. Quindi, globalizzazione sociale è molto molto importante, democrazia rappresentativa. Io ti devo dire una cosa, che quando sono venuto qui in America sono sempre rimasto assolutamente traumatizzato dalla politica americana. La politica americana è talmente spaventosa che c'è stato un periodo dove con George Bush, con Cheney al potere, quando hanno preso controllo della popolazione americana, hanno fatto una guerra che io considero falsa ed ingiusta in Iraq, hanno manipolato l'industria, i media, quando nel periodo più brutto, ancora quasi peggio di quello che sta succedendo adesso, anche se in questo momento è terribile avere la politica americana è veramente pazzesca, disgustosa, orribile. Io in un periodo terribile del Bush-Cheney amministrazione, dopo 8 anni di un, ti ricordi, i neoconservatori nella Casa Bianca, però quelli guerrafondai, quelli che gli piace la guerra, quindi ancora quelli ancora più pericolosi di Trump, ancora più pericolosi di Trump. Trump è una tragedia interna, ma quelli hanno distrutto, vi ricordate cosa hanno fatto nel Medio Oriente, capito? Quindi, in quel momento io andai a parlare con una persona che si occupava di politica, era un advisor a livello politico, e gli ho detto, sono terrorizzato, sono spaventatissimo di questa amministrazione, ho paura del futuro dell'America. E lui mi guardò, fece un sorrisetto e mi disse, non ti preoccupare Ernesto, la democrazia americana è molto forte. Bang, Obama! Ma chi te li dà cambiamenti così in Italia? Il sistema politico di rappresentazione che abbiamo in Italia è immutevole.
più le cose cambiano, più sono le stesse. E aveva ragione il conte di Lampedusa quando diceva: l'unica differenza quando prenderete la Sicilia con la forza, i piemontesi e i garibaldini verranno, è che invece di avere i gattopardi al controllo avrete iene e sciacalli. Ma nulla cambierà. E questa è la maledizione dell'Italia, che nulla cambia mai. Invece in America, porca miseria, col sistema presidenziale abbiamo degli sbalzi che sono allucinanti, ti fanno venire la pelle d'oca quando vedi un Trump. Ma ti devi avere fiducia nella democrazia americana. La democrazia americana non è come il sistema governativo americano, non è come quello italiano, non lo è. È molto più pericoloso, però non lo è come... E quando si vota, quando l'australiano, quando l'americano vota per il presidente, ma ci sono dei cambiamenti pazzeschi che possono succedere. In Italia è sempre lo stesso. Quindi, no, io penso che ci sia bisogno di una riforma, io penso che ci sia... come dicevi, la qualità... Non possiamo aspettare che la qualità di tutti gli italiani migliori, se veramente vogliamo fare un lavoro a livello costituzionale, dobbiamo fare un lavoro che dia più possibilità alla voce del popolo di farsi sentire. In questo momento il popolo no, è muto. Il popolo italiano non vota per i presidenti del Consiglio, vota per dei partiti che poi decidono cosa fare. Quindi secondo me non è una bella forma di democrazia e dobbiamo migliorarla. A me fanno ci sono altre forme di democrazia che sono migliori, ma io penso che ci sono diverse e dobbiamo studiarle, ma secondo me prima o poi si arriverà ad una crisi costituzionale in Italia, perché le cose così non possono continuare ad andare avanti. Grazie Ernesto. Allora, prima di fare le due domande in chat che abbiamo raccolto, annuncio l'appuntamento della prossima settimana, che sarà col professor Luciano Monti, ricostruire con i giovani divario generazionale Agenda 2030 nei nuovi scenari. Ecco, quindi parleremo anche la prossima settimana di alcuni temi che abbiamo toccato già oggi, quelli del divario generazionale, degli ostacoli che le future generazioni trovano, della mancanza di rappresentanza soprattutto rispetto alle decisioni che le coinvolgono in futuro, ma di cui non hanno nessuna potestà. A te Stefano. Allora sì, grazie. Ci sono in realtà una riflessione che è di Giovanni Boldrin e l'altra è proprio una domanda. Allora, ti leggo la riflessione. Ci dice Giovanni Boldrin: ci sono i presupposti per la costruzione del nuovo che viene. Bisogna definire cosa si vuole per scrivere come ottenere gli obiettivi. Serve un vademecum, una nuova costituzione della convivenza civile. Se non si sa, se non sia chiaro il porto di arrivo, il rischio è la nuova deregulation. Questo scrive Giovanni Boldrin. E la domanda invece che ci fa Simone Scarabel è questa. Sulla task force di esperti di cui stiamo sentendo parlare, secondo te possono funzionare in questo momento e come dovrebbero essere per funzionare? Queste sono le due domande. Io ti lascio le risposte, ti ringrazio ancora per il tuo grande intervento. Tu sai che io ho partecipato al TOM, per cui credo molto nel tuo modo di vedere l'impresa. Io stesso come professionista ho un modo di vedere la professione in maniera diversa. Sono convinto che, insomma, ce le siamo dette queste cose, nessuno ti venga, niente ti caschi in testa, e bisogna essere molto molto più attivi di quanto siamo stati abituati a fare fino adesso. Io ti ringrazio ancora e ti lascio le tue riflessioni finali. Grazie Ernesto. Grazie. Io penso che la soluzione siamo noi, non gli esperti. Io penso che non possiamo lasciare ad altri le decisioni sul futuro, dobbiamo diventare attivisti, non possiamo lamentarci di avere l'acqua alta a Venezia se non ci battiamo, se non veramente indaghiamo perché abbiamo l'acqua alta e perché le cose non funzionano.
non possiamo lamentarci di queste navi da crociera che vengono dentro Venezia se non ci impegniamo, diventiamo attivisti, e per capire quali sono le ragioni economiche, chi è che guadagna da queste cose e come si può soddisfare, come si possono soddisfare dei bisogni della popolazione di Venezia invece di avere queste mostruosità. Ci sono molti molti altri modi di fare soldi per Venezia che prostituirsi, e quindi io penso che è molto importante cominciare a diventare attivisti, utilizzare le nostre voci corali, collettive, per cominciare a pretendere che ci sia un futuro che noi vogliamo, che noi scegliamo. L'esperto che viene e ci dice come fare, come vivere, è sempre un gigante con i piedi di fragili, sono dei finti giganti, perché nelle grandi risposte della vita nessuno ti può dire niente. Come fai ad insegnare ad un figlio come essere felice, come trovare un partner adeguato? Nelle vere scelte della vita non c'è esperienza, non c'è esperto, c'è solo esperienza. E quindi l'esperienza purtroppo è personale, e quindi devi lasciar fare degli errori. L'importante in questo momento è imparare dagli errori fatti. Non si può avere una medicina che viene concentrata in uno o due enormi ospedali regionali, dobbiamo avere una medicina localizzata, ce ne siamo accorti tutti. Non si può importare i prodotti alimentari da tutto il mondo, dobbiamo avere la capacità di badare e di creare almeno un'economia locale dal punto di vista dell'agricoltura. E così e via dicendo. Quindi, pannello di esperti, se l'esperto insegna la decentralizzazione, se l'esperto pensa a soluzioni locali, ben venga l'esperto, ma a quel livello siamo tutti capaci di dirlo e di pensarlo. Quindi sono un pochettino scettico, sono anche un pochettino, come vi ho detto prima, sono anche un pochettino scettico della pianificazione, perché la prossima cosa che il prossimo cigno nero, sapete tutti che cos'è il cigno nero? Il cigno nero è un evento inaspettato, per definizione se è inaspettato l'esperto non se lo aspetta. Quindi il prossimo cigno nero può essere una meteorite che colpisce il Mediterraneo, e chi è l'esperto che lo può prevedere? E veramente sappiamo che cos'è la prossima cosa che succederà? Io non ci credo. Quindi dobbiamo, se siamo decentralizzati e abbiamo intelligenze come il polpo ha 8 cervelli, noi dovremmo avere centinaia di cervelli, perché la soluzione di un problema che colpisce una regione potrebbe essere trovarsi in un altro paese, in un altro continente, in un'altra regione. Per cui dobbiamo essere decentralizzati anche dal livello di intelligenza. Quindi io ho un grandissimo rispetto della capacità umana. Io credo che questo virus ci fa più forti, perché la biologia è antifragile. Quindi più noi siamo colpiti da questi virus, più diventiamo tolleranti. Per cui questa pandemia ci ha reso più forti. E cosa succede? Che questa è la storia dell'umanità. Io penso che noi siamo fortissimi, io penso che noi siamo capaci di imparare, e sono un umanista evoluzionario. Io penso che il futuro dell'umanità è brillante, e che ci sia grandissima intelligenza in tutto il mondo, e che noi dobbiamo smettere di confondere intelligenza per educazione, perché l'intelligenza fa parte del DNA, l'educazione è soltanto la puoi applicare sopra l'intelligenza, ma se non c'è intelligenza con l'educazione non ci fai niente.
Quindi io vi ringrazio, mi avete veramente fatto divertire e spero di non, di non cercare di darvi soluzione da esperto, penso di darvi soluzione da, da decentralizzazione e da amante delle persone e dell'umanità. Grazie.